Konnichiwa, cari giappamici, e benvenuti tutti quanti voi qui al canale. Sono sempre il vostro Giappo Gamer. Benvenuti oggi qui nell'unboxing di Alex Kidd in Mega World DX. Eccolo qua, mamma mia ragazzi, un remake veramente incredibile. L'ho già portato sul canale, poi magari ecco vi metterò qui le schede, insomma, magari dei primi episodi di Alex Kidd nel mio canale. E che dirvi, insomma, è il ritorno del celebre Alex Kidd, insomma, quel personaggio, questo personaggio qua che vedete adesso. Poi farò, insomma, l'unboxing di questa edizione veramente incredibile, pubblicato da Merge, eccolo qui. E prende, insomma, era l'originale uscito nel lontano 1986 su Sega Master System, che pubblicamente io ho avuto, insomma, in quegli anni lì, in realtà più tardi nel 90. Comunque, insomma, il director giapponese fu Kotaro Hayashida. E questo remake qui è uscito esattamente il 22 giugno 2021. Insomma, è un tuffo nel passato, ragazzi. Fornito con una nuova grafica in HD, miglioramenti, insomma, nelle meccaniche di gioco, animazioni, prende di tutto. Insomma, ovviamente qua è veramente un tuffo nel passato, anche nella grafica retro, perché c'è questa cosa carina che si può prendere rivivere la modalità retro sia con la grafica in HD e poi pure si può switchare per l'appunto nella grafica retro a 8 bit. Insomma, veramente un qualcosa di incredibile questo Alex Kidd in Miracle World DX. Allora, andiamo a vedere nello specifico che cosa concerne questa edizione. Adesso andrò ad aprire e a togliere il cellophane, eccolo qui. Vi faccio vedere il videogioco, ecco, anche da lontano una bella messa a fuoco, eccolo qui. Poi abbiamo qua eccolo qua, il dorso in bianco col logo della Merge, eccolo qua. E prende dietro, ecco il dietro di questo videogioco incredibile, pubblicato in realtà, diciamo, qui nella copertina è sia in inglese sia La Legend est de retour, cioè quindi in francese La Leyenda Regresa in spagnolo, eccolo qui. Allora vado prendi ad aprire, togliere il cellophane. Ed ecco qua, allora, eccolo qua, ho tolto il cellophane e ok, andiamo a vedere, volevo farvi vedere le specifiche tecniche, eccole qui. Prende un giocatore, ecco, spero che si metta a fuoco, un giocatore, un singolo giocatore, il peso, se non vado errato, è di 500 megabyte, eccolo qui, uscita 1080p. Retro play addirittura con la PS4, presumo anche con la PlayStation Vita, presumo. E qua prende PS4, ah no, con la prima lettura a distanza compatibile con col gioco a distanza, non con la PlayStation Vita, con il gioco a distanza. PS4 Pro, insomma, anche per PS4 Pro. Ecco qua il logo, un loghetto simpatico in pixelato, Ectotoro merge visible, e insomma eccolo qua, questo retro copertina, eccolo, lo faccio vedere, ecco un po' più giù, eccolo qui. Allora adesso vado ad aprire, vediamo un po' cosa nasconde questa edizione, e eccola lì, è caduto. Ed eccolo qua, prendi. Ok, eccolo qui. Che figata, mamma mia. Sì, c'è anche scritto, insomma, qui nel fronte, cioè include keyring e manual. Allora, prendi, mamma mia, no, ragazzi, che tuffo nel passato, incredibile. Allora, questo è il keyring con Alex Kidd, cioè, in Miracle World DX. Molto, molto figo, veramente molto, molto figo. Adesso non viene la traduzione in italiano, il portachiavi, ecco il portachiavi.
di Alex Kidd, bello, 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 figo. Poi abbiamo il manuale, no, non ci voglio credere, quello che hanno creato, no. Il manuale di Alex Kidd di Miracle World X, però, simile, anzi, molto simile, estremamente simile alla versione originale della Sega, eccolo qui. Vado ad aprire un attimino. No, mamma mia ragazzi, che tuffo in passato, guardate qua che roba. No, che spettacolo. Tutti i personaggi che adesso non sto qui a spoilerarvi. C'è il classico gioco sasso, carta e forbice, quelli qui sulla destra. Classico boss fight. Ecco il nostro Alex Kidd qui sulla sinistra. Cioè, veramente, allora, prende King Thunder, il numero 2. Poi abbiamo il numero 3, Sentinel Nurari. Là, qui la principessa Lora, eccola qui, il numero 5. 4, Egle, il fratello, dovrebbe essere, insomma, presumo il fratello di Alex Kidd. Poi abbiamo il numero 6, Junked the Great, o Junked, insomma, Junked o Janken, il grande, eccolo qua, il numero 6, che prende il cazzo di turno. Bello ragazzi, mamma mia, che tuffo nel passato, incredibile. Bello, 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 bello. E poi, eccolo qua, prende il Blu-ray, con questo colore, insomma, bordeaux. E dietro ragazzi addirittura potete anche intravedere la, eccola qui, la versione originale del per Sega Master System, eccolo qui, mamma mia, eccolo qua. La copertina originale era così, del Sega Master System, tanta tanta roba ragazzi, veramente per l'epoca, sto parliamo del 1986 quando uscì, insomma comunque era, ebbe anche un buon successo in Giappone, certo in Italia arrivò un po' più tardi. Mamma mia ragazzi, spettacolare, spettacolare questo Alex Kidd di Miracle World, veramente con la doppia copertina, quindi versione remake nuova, grafica nuova, eccola qui, oppure se volete quella con la grafica in stile anni 80 del vecchio Sega Master System, eccola qua, insomma. Eccola qua in tutto il suo splendore, bella, 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 insomma. E allora ve la metto a posto, così almeno facciamo le cose ben precise. E no, beh, insomma, ragazzi, un piccolo gioiello questa versione di Alex Kidd in Miracle World. Insomma, poi vi ricordo anche qua il portachiavi, insomma. Bello, 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 veramente, ecco, adesso lo richiudo, lo ripongo, eccolo qui, messo qui centrale, che dirvi, insomma, se siete anche voi dei cultori dei videogiochi giapponesi, ragazzi, Alex Kidd in Miracle World, lo dovete videogiocare, lo dovete comprare, ecco, una versione disco, se lo trovate, io ho avuto la fortuna di trovarlo, l'ho pagato circa sui 30 euro, così. E che dirvi di più, insomma, comunque esiste anche in digitale, io ho portato sul canale la versione originale, cioè la versione digitale di questo Alex Kidd, però se ho detto vabbè, l'ho trovato, devo avere anche la versione disco, insomma, assolutamente. E allora cari gioco amici, io vi ringrazio per aver visto questo video unboxing, spero vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciarmi più like possibili. Commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, sui miei vari social, vi prego sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Mi raccomando, vi aspetto anche sul canale, attivate la campanella per prendere su video uscito quotidiano. Infine vi ricordo anche il mio blog sullo presso, l'indirizzo giappogamer.com.blog. Dal vostro giappogamer per il momento è tutto, matane ai prossimi episodi.